Buon pomeriggio dalla redazione di Elive, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che purtroppo dobbiamo aprire con la cronaca, con la notizia tragica della morte di due operai bresciani avvenuta nella giornata di ieri all'ospedale Humanitas nel Milanese. Scopriamo i dettagli nel servizio. Due operai hanno perso la vita in un deposito di azoto dell'ospedale Humanitas che si trova a Pieve Emanuele nel Milanese. Stando alle notizie che arrivano dall'ospedale milanese, sembra che i due lavoratori fossero bresciani. Sono Emanuele Zanin, bresciano di 46 anni, e Jagdeep Singh, indiano di 42. Lavoravano per l'Autotrasporti PE, azienda specializzata in trasporti criogenici. Stando a quanto riporta l'ANSA su informazione dei vigili del fuoco, i due lavoratori appunto di una ditta esterna sono deceduti a causa di ustioni da congelamento. Le cause però sono tuttora in via di accertamento. Sul posto è giunto il personale del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. I due operai erano arrivati in tarda mattinata con un furgone all'Humanitas e stavano lavorando nel deposito, secondo le prime ricostruzioni, per una fornitura di azoto liquido, quando si sarebbe verificata una perdita che li ha investiti, causando le fatali ustioni da congelamento. Dopo l'accaduto, il nosocomio ha rilasciato una nota di cordoglio. Humanitas esprime profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del grave incidente, scrive l'Humanitas. L'incidente è avvenuto durante il rifornimento dell'impianto della società specializzata nella fornitura di gas azoto per attività di ricerca. Humanitas si è messa immediatamente a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Torniamo ora ad occuparci della tragedia del Golfo di Salò, in cui hanno perso la vita, lo ricorderete, all'inizio di quest'estate Greta Nedrotti e Umberto Garzarella. Ebbene, c'è una novità, arriva dal medico legale che ha effettuato l'esame autoptico sul corpo della giovane tosco-madernese. Ebbene, questa perizia certifica che Greta, nonostante non sia morta proprio durante l'impatto, non poteva comunque essere salvata. Greta non poteva essere salvata. Queste sono le parole utilizzate dal medico legale nella perizia, una constatazione tutt'altro che trascurabile, visto che a poche settimane di distanza dall'incidente nautico che costò la vita anche a Umberto Garzarella, il fatto che la giovane non fosse morta sul colpo aveva lasciato tutti ancor più sgomenti. Il motivo principale è il fatto che due turisti tedeschi, dopo il violento impatto, non si sono fermati a prestare soccorso. Avevano continuato la loro corsa a folle velocità nel Golfo di Salò. Poi avrebbero dichiarato di non essersi accorti di nulla e inizialmente era stato ipotizzato che un pronto intervento avrebbe potuto salvare la giovane tosco-madernese. Una vana consolazione il contenuto della perizia. Anche in presenza di soccorsi immediati è sostanzialmente da escludere che si sarebbe potuto evitare o anche solo ritardare il decesso di Greta Nedrotti, scrive il medico che ha effettuato l'esame autoptico. Greta non è morta sul colpo, è morta nelle acque del lago dopo essere stata travolta e sbalzata dalla piccola imbarcazione su cui si trovava con Umberto. Secondo il medico, però, il decesso sarebbe avvenuto in stretta connessione cronologica rispetto al momento della produzione delle lesioni. La questione dell'omissione di soccorso, però, rimane aperta sul tavolo della procura. I dati ora sulla diffusione del Covid-19 a Brescia in Lombardia, come sempre li troviamo su elivebrescia.tv e lì proprio vi porto per leggere insieme quello che è il bollettino quotidiano, quello ovviamente relativo alla giornata di ieri. Positività in Lombardia allo 0,5% e anche una buona notizia che arriva dai ricoveri in terapia intensiva con un calo che poi andremo ad osservare nel dettaglio nell'infografica regionale che ormai ben conosciamo. 63.638 i tamponi processati nell'ultima giornata, un numero comunque molto alto, 345 nuovi casi emersi, quindi il tasso di positività che scende anche notevolmente, si attesta allo 0,5%. Di questi nuovi contagi, di questi 345 nuovi casi, 44 sono relativi a Brescia e provincia. Si tratta del terzo incremento regionale dopo quello di Milano, che fa segnare più 111 e Varese più 57. Fra l'altro, come vediamo appunto nell'infografica, ci sono anche due province che si fermano a zero, sono Lecco e Lodi, un dato molto basso anche per quanto riguarda la provincia di Sondrio con 3 nuovi contagi. Abbiamo detto dei ricoveri in terapia intensiva che si riducono, meno 6, 56 i posti letto attualmente occupati in Lombardia, mentre crescono leggermente quelli che sono i ricoveri non in terapia intensiva, più 4 e si raggiungono così i 393 posti letto occupati. I decessi attribuibili al Covid segnalati nell'ultima giornata, come vediamo, sono
sono 6, nessuno di questi è avvenuto in territorio bresciano. Ora in un certo senso proseguiamo parlando di quello che è il Covid, ma in realtà principalmente di trasporti e scuola, perché a qualche settimana dall'inizio del ritorno degli alunni in presenza si sono emerse alcune problematiche legate anche a quella che è la capienza dei mezzi di trasporto del TPL, che attualmente è fissata all'80%. Nella puntata di ieri, l'ultima puntata di 7:30, è intervenuto come ospite il direttore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia, Massimo Lazzarini. Le abbiamo chiesto se questa situazione, come appunto ha evidenziato diverse criticità, è destinata a rimanere tale o a cambiare da qui alle prossime settimane. Sentiamo la sua risposta. L'Agenzia sta facendo di tutto, d'intesa con le aziende di trasporto e con gli istituti, per far sì che i carichi maggiori vengano ridotti, cioè dove ci sono delle condizioni vicine al limite dell'80%, cerchiamo di intervenire modificando le corse oppure, dove possibile, mettendo degli autobus in più. Il problema è che gli autobus in più da mettere sul servizio sono veramente pochi, quindi se li mettiamo da una parte li togliamo dall'altra. E questo è un po' il gioco della coperta troppo corta. No? Certo, certo. E quindi dobbiamo scegliere molto bene i carichi a cui fare fronte. L'agenzia lo sta facendo, ovviamente è preziosissimo il ruolo in questa fase dei prestiti che ci stanno fornendo i dati per poter fare questo tipo di valutazioni, ma contiamo nel corso delle prossime 2 settimane di sistemare i problemi più grossi che ci sono stati segnalati. Quindi si è creato su alcune corse diciamo un maggior carico di quanto era stato preventivato. Però, ripeto, non è mai stato superato il limite dell'80%, neanche nelle corse che sono state segnalate come le più critiche, e nel giro di qualche giorno questo problema si sta via via riducendo e dovrebbe sparire nel momento in cui le scuole passeranno, sperabilmente nella prima decade di ottobre, all'orario definitivo. Come detto, questo era solo un piccolo estratto di quella che è stata l'ultima puntata di 7:30. Se volete vederne la versione integrale, se volete ascoltare quella che è stata tutta la lunga e interessantissima chiacchierata con il direttore dell'Agenzia TPL di Brescia, Massimo Lazzarini, potrete rivederlo in replica a 7:30 subito dopo questo telegiornale, oppure ovviamente lo trovate anche sul nostro sito internet nella sezione e live play. Ora continuiamo a parlare di trasporti, ma lo facciamo in realtà con una notizia di cronaca, con un'operazione della Polizia Locale di Brescia. 25 le persone indagate perché avevano trovato un modo abbastanza anche complicato a livello informatico per clonare gli abbonamenti del trasporto pubblico urbano e così, come è stata appunto denominata questa operazione, viaggiare a sbafo. I reati sono gravi in quanto parliamo di persone che utilizzavano mezzi pubblici con la loro tessera di trasporto, con caricati biglietti gratuiti, in quanto qualcheduno dei nostri 25 è riuscito a carpire le chiavi di cifratura del sistema informatico contenuto nella tessera e quindi ha trasferito poi le conoscenze un po' ad altre persone. La cosa si è allargata e quindi abbiamo denunciato 25 persone per questi reati. I reati sono importanti e anche gravi, in quanto parliamo di truffa ai danni di uno Stato, di un ente pubblico, parliamo di ingresso abusivo a un sistema informatico e parliamo anche di utilizzo di una carta di credito clonata, in quanto l'Omnibus Car è di fatto una carta di credito con la quale compri beni e servizi, nel nostro caso un contratto di trasporto. Noi abbiamo conteggiato circa 900 corse gratuite, ovviamente suddivise nelle varie schede, e un danno potenziale all'azienda sui 5.000 euro, che in sé potrebbe essere anche un valore esiguo, ma il fatto che queste conoscenze siano state sfuse a varia larga fascia di popolazione è un danno potenziale che se non intervenivamo poteva peggiorare. Il problema è di evitare che queste cose si espandano, cioè la nostra attenzione è stata bloccare appena possibile sul nascere. Difatti, come ci siamo accorti della cosa? Abbiamo capito che era qualcosa di più di un semplice giochetto. Abbiamo interessato subito la polizia per le indagini del caso, perché guai se questa cosa si fosse diffusa. Tra pochi mesi arriverà un nuovo sistema di bigliettazione elettronico, più moderno e quindi più sicuro. Sì, questo per forza di cose, cioè non possiamo dormire. Noi siamo stati tra le prime aziende in Italia a
attuare su tutto il sistema, questo non su una linea o su più linee, su tutto il sistema la bigliettazione elettronica. E adesso, questo l'abbiamo fatto quasi 20 anni fa, e quindi adesso ha bisogno la tecnologia è andata avanti e noi ci dobbiamo adeguare. Naturalmente in questo adeguamento facciamo tesoro di tutte le migliorie tecnologiche e soprattutto quelle nel campo della sicurezza, per cui sicuramente il nuovo sistema avrà delle sicurezze molto molto maggiori di quanto siano quelle del sistema attuale. Sempre per la cronaca, ora una brutta storia che arriva da un allevamento della provincia di Brescia. 700 bovini ammassati in spazi angusti, costretti a vivere bloccati in centimetri e centimetri del loro letame, che praticamente gli impedivano quasi di muoversi. Vitelli moribondi, lasciati a soffrire senza la minima cura. Fortunatamente sono intervenuti i NAS. In quella stalla c'era talmente tanto letame che molte mucche non riuscivano più nemmeno a muoversi. Il più, il tutto era anche aggravato dalla forte umidità e dalla ristrettezza degli ambienti che avevano reso la vita di queste povere bestie un'agonia. C'erano anche alcuni vitelli malati che invece di essere accuditi come si dovrebbe in spazi confortevoli erano abbandonati alle loro sofferenze. Questo lo scenario che si sono ritrovati davanti i carabinieri del NAS di Brescia e i veterinari della TS quando si sono recati per un controllo in un'azienda agricola della provincia che già in passato aveva avuto problematiche simili. Molte delle 700 mucche allevate nell'azienda erano in pessime condizioni. Le verifiche erano scattate dopo la segnalazione di un'associazione ambientalista che era riuscita ad introdursi nell'allevamento e a documentare il tutto. Al responsabile della struttura, i militari hanno notificato diverse sanzioni per le violazioni delle norme sul benessere degli animali, per un totale che sfiora i 10.000 euro. La sua posizione però sarà anche portata all'attenzione della magistratura perché possa essere valutata la sussistenza di condizioni per configurare il reato di maltrattamento di animali. Oltre a ciò, ora l'uomo dovrà presentare e soprattutto rispettare un cronoprogramma di pianificazione degli interventi necessari a sanare le numerose carenze. Parliamo ora del rincaro delle bollette, una tematica che tiene banco ormai da diverse settimane a questa parte. È arrivato un decreto del governo, non tanto per azzerare, sarebbe impossibile, questi rincari, ma per ammortizzare quantomeno la stangata. Nelle scorse ore l'ARERA ha cercato un po' di quantificare quale sarà alla fine l'effettivo aumento per la famiglia tipo. Scopriamolo insieme. Ormai da settimane si parla dell'annunciato aumento delle bollette, più 45% per l'elettricità, più 30% per il gas. Aumenti dovuti ai prezzi delle materie prime verso i massimi storici, a causa della ripresa post pandemia e della difficoltà di approvvigionamento. Fin da subito il governo ha espresso la volontà di ammortizzare per quanto possibile questa stangata e ora l'ARERA, autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'ha quantificata. Applicando i numeri di oggi le misure varate dall'esecutivo, scrive l'ARERA, valide per il prossimo trimestre, l'aumento per la famiglia tipo di in tutela sarà infatti ridotto a più 29,8% per la bolletta dell'elettricità e a più 14,4% per quella del gas, grazie anche alla riduzione dell'IVA contenuta nel decreto. Per entrare nel merito del provvedimento preso dal governo, sono in totale 3 miliardi di euro messi sul piatto, la maggior parte, 2,5 miliardi, per l'azzeramento degli oneri generali di sistema per il prossimo trimestre e 500 milioni circa per il potenziamento dei bonus. Secondo un'analisi di Facile.it, in Lombardia lo scorso anno le tariffe sono diminuite, ma complici le lunghe permanenze in casa a causa Covid e restrizioni, si è consumato e quindi speso anche di più. Il bilancio è in chiaroscuro, la bolletta elettrica è salita del 6,4% e ha raggiunto i 506 euro. È andata relativamente meglio, invece, sul fronte del gas. I consumi, nonostante i lockdown, sono rimasti sostanzialmente stabili e i lombardi hanno così potuto beneficiare in pieno del calo delle tariffe, spendendo in media 873 euro. Nonostante questo, però, la bolletta del gas risulta essere la quarta più alta in Italia. Complessivamente, quindi, fra luce e gas, nel 2020 le famiglie lombarde hanno messo a budget 1.378 euro, vale a dire l'11,2% in più rispetto alla media nazionale, e per il 2021 il conto potrebbe essere ben più salato. Ci occupiamo ora, e lo faremo sicuramente sempre di più da qui ai prossimi mesi, di Brescia-Bergamo, capitali della cultura 2023. Ieri un nuovo passo in avanti, la firma a Palazzo Lombardia del protocollo d'intesa.
Questo protocollo spazia in tutte quelle che sono le principali specificità del nostro territorio. Vogliamo tutti insieme cogliere questa opportunità della nomina di Bergamo e Brescia a città capitali della cultura per presentare quelle che sono le nostre eccellenze in campo culturale sicuramente, ma in campo turistico, in campo di innovazione, di ricerca, per fare in modo cioè che ci sia una promozione complessiva di questi due territori che sono fondamentali per la nostra regione. Venite a Bergamo e Brescia perché innanzitutto quando uno pensa al patrimonio culturale, pensa alla Toscana, al Lazio, eccetera. Il patrimonio culturale più consistente in questo paese è quello della Lombardia. Sono 603 musei, 570 teatri, 620 schermi, cioè cinema, 1359 biblioteche su 1506 comuni, 3000 biblioteche comprese anche quelle degli istituti scolastici, eccetera. Quindi patrimonio culturale tra Bergamo e Brescia è particolarmente consistente. L'opportunità che abbiamo nel 2023 è un'opportunità che non vogliamo perdere. Quindi stiamo costruendo sia una risposta dal punto di vista delle infrastrutture, ma anche dei servizi alta, e poi un rapporto con il nostro territorio. Territorio della provincia e territorio bergamasco, perché queste due province così importanti, queste due città così importanti non hanno mai molto dialogato nel tempo e questa è una grande occasione per costruire un'alleanza vera che si riproietterà anche ben oltre il 2023, quindi è davvero un bel appuntamento per Brescia, per Bergamo e per la Lombardia. Per lo sport ora vi rendiamo conto di una notizia che ci ha comunicato il Brescia Calcio davvero pochi minuti fa, e allora ci spostiamo proprio sul sito ufficiale del club bresciano delle Rondinelle per leggere insieme questa nota. È un cambio in merito a quello che è il calendario dell'ottava giornata. Ricorderete, nei giorni scorsi avevamo comunicato quali sarebbero state le partite del Brescia da qui a dicembre. Bene, avevamo detto che l'ottava giornata si sarebbe giocata domenica 17 ottobre alle ore 14, partita contro il Perugia in trasferta. Ebbene, è arrivata una rettifica da parte del presidente della Lega Nazionale Professionisti B. Questa partita non si giocherà più domenica, si giocherà bensì sabato 16 ottobre 2021 alle 16:15. Quindi questa è la nuova data, il nuovo orario per Brescia-Perugia, notizia davvero di pochi minuti fa. Ora vi rendiamo anche invece conto di quelle che sono state le dichiarazioni di cui eravamo in debito con voi di Alessandro Magro dopo la sconfitta nell'esordio in campionato della Germania in trasferta contro Varese. Ovviamente a pesare tanto è stata la prestazione, specialmente all'inizio, nel primo quarto di gioco. Beh, sicuramente abbiamo fatto una prova solida, viziata troppo dall'inizio, dove abbiamo decisamente pagato la loro energia. Abbiamo eseguito oggettivamente ancora troppo lontani da quello che deve essere il nostro modo di eseguire in attacco. Siamo andati tanto in difficoltà, siamo andati anche sotto di 19 punti e poi siamo riusciti con un secondo quarto a tornare immediatamente in partita. Poi è stata una partita giocata sul filo dell'equilibrio. A tratti abbiamo provato a fermare i due terminali offensivi dichiarati di Varese, che sono Gentile e Jones. A volte l'abbiamo fatto bene, altre volte un po' meno bene. Abbiamo prodotto poche palle perse, che era una delle cose sulle quali avevamo lavorato durante la settimana, visto che nel periodo di Supercoppa le palle perse erano state un dato purtroppo negativo per noi. Stasera siamo stati un pochino più bravi, ma la circolazione della palla deve essere e può essere sicuramente migliore di quella di stasera, così come trovarsi a giocare nei momenti finali con una capacità di avere un briciolino più di esecuzione. Con queste dichiarazioni chiudiamo l'edizione di oggi del nostro notiziario. Vi ricordo che tutte le notizie le trovate in aggiornamento su www.elivebrescia.tv, il nostro sito internet sul quale, oltre alle notizie, come sempre potete trovare anche la diretta di Live in questo piccolo box. E se le notizie invece le volete ricevere direttamente sul vostro telefono cellulare, non dovete far altro che iscrivervi ai nostri canali Telegram, Live Brescia News e Live Brescia Sport. Grazie per averci seguito anche quest'oggi. Rimanete con noi subito dopo, come annunciato, 7:30.
Lorenzo per parlare di trasporti, di TPL e di scuola. Il telegiornale invece torna come sempre questa sera alle 19. Grazie nuovamente a tutti voi e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.